Super MT Hires arriva a ottobre anche per Amazon Prime Video e finalmente arrivano una nutrita sfilza di serie e film da vedere. Partiamo! Prima di tutto, ancora le mie scuse, il mese scorso ho invertito gli arrivi extra di Prime Video e Sky e purtroppo succede, ma mi spiace veramente. Qualcuno infine mi ha chiesto di questa maglietta, è di Punisher e ne vado molto orgoglioso. Dopo il vostro like quotidiano riprendo a parlare di Prime Video che, come dicevo, sta iniziando a carburare con le nuove uscite. Aumento di catalogo e offerta live di livello che al confronto gli altri streaming sportivi Infinity, DAZN e Sky sembrano neonati. Insomma, anche Prime Video sta tirando fuori le unghie per competere in un mercato sempre più pieno di avversari che stanno saturando il mercato. Di poche settimane fa pure l'arrivo di Pluto TV anche da noi. Io ho fiducia in Prime Video e visto il costo per ora contenuto è sicuramente uno dei top servizi di streaming nel rapporto qualità. Vediamo i prossimi mesi cosa ci porteranno, ma ora partiamo con le novità in arrivo. Iniziamo con questo mese a base horror con Bingo Hell già disponibile. Questa volta il male si annida in una sala bingo di una tranquilla città di provincia, Oak Spring. Tutto inizia quando la sala bingo viene rilevata da un nuovo misterioso proprietario. I premi delle vincite iniziano a salire e contemporaneamente gli attempati giocatori della sala iniziano a cadere come mosche. Qui entra in gioco Lupita, l'attivista ultrasessantenne della zona, che si mette in testa di andare a fondo di questi spaventosi eventi. Dal trailer, oltre che horror, sembra anche possedere un buon livello di trash e per questo magari una sbirciatina. Il progetto horror di Prime prosegue con Black as Night già disponibile. Siamo in una New Orleans dove appare una nuova minaccia dei vampiri. Hanno fatto breccia nelle classi meno abbienti e vulnerabili della società. Quando però la madre di Shona muore per le cause della tossicodipendenza, essa decide assieme ai suoi tre fidati amici di andare nello storico quartiere francese per infiltrarsi nella villa dei vampiri e vendicarsi. Un horror che dal trailer pare avere anche un forte interesse nel sociale con le tematiche familiari e delle difficoltà delle persone economicamente instabili da controllare. Passiamo per un momento ad una serie Most Dangerous Game già disponibile. Il protagonista è Liam Hemsworth, che interpreta un uomo malato terminale la cui moglie è incinta. Nel tentativo di darle sicurezza finanziaria decide di partecipare ad un rischioso gioco dove gli stesso è la preda. Si tratta di una serie di Quibi che, avendo chiuso i battenti, è passata ad Amazon e già sappiate che ci sarà una seconda stagione con altri protagonisti e un'altra storia da dargli un'occhiata. Passiamo un secondo alla fantascienza con Infinite dal 7 ottobre, un film con Mark Wahlberg che interpreta Evans, un uomo che è perseguitato da quelle che crede essere allucinazioni di posti e persone che non ha mai conosciuto. Mentre cerca di capire come guarire da tutto questo, viene avvicinato da un gruppo chiamato Illuminati, molta fantasia. Questo gruppo sembra poter controllare gli eventi della storia. Evan serve a questi ultimi per salvare l'umanità sfruttando le sue visioni che appartengono al passato. Se avete notato analogie con Assassin's Creed, non siete i soli. Torniamo al progetto horror di Amazon con The Manor dall'8 ottobre. L'anziana Judith si trasferisce in una casa di riposo dove fa amicizia con altri anziani ed è ben seguita dal personale. Il problema però è che inizia ad avere incubi e si convince che l'area sia infestata da qualche demone. Ovviamente perfino il nipote pensa abbia problemi di demenza, così deve fuggire per risolvere il mistero. Una storia classica in versione moderna che però non mi attira particolarmente, se devo essere sincero. L'ultimo arrivo previsto del progetto horror di Amazon è Madres dall'8 ottobre. Siamo nella California anni 70 dove alla nostra protagonista è stato offerto di vivere e lavorare in una fattoria isolata. Il ranch risulta essere fatiscente o quasi e Diana è assalita da incubi che le spingono ad esplorare l'area fino a ritrovare diversi effetti personali dei precedenti proprietari. Questa sua ricerca quasi ossessiva la porterà a scoprire una
una terrificante verità che non si sarebbe mai aspettata. Altro horror abbastanza classico che potrebbe meritare. Finalmente una serie Amazon, però sempre a tema horror. So cosa hai fatto, disponibile dal 15, riprende la trama del film degli anni 90 e del libro degli anni 70. Un gruppo di giovani uomini, dopo un anno dall'incidente occorso nella serata del giorno della loro laurea, viene perseguitato da un brutale assassino che vuole mettere a nudo una serie di segreti che tutti nascondono. Dal solito trailer sembra molto incentrata sulla psicologia dei personaggi, quindi vediamo e speriamo. Pensavate di averne a basta con gli horror? Niente da fare, perché arriva questo italianissimo Il mostro della cripta dal 25 ottobre. Lì lo interpreta un fumettista horror di squadra 666, che viene contattato da un suo fan che rivede una serie di eventi che capitano nel suo passato nelle tavole disegnate da lui. Si crea quindi la compagnia che andrà all'avventura in quel paesino con l'ambientazione fine anni 80. Non so che aspettarmi, ma spero sia comico e abbia ricordi tipo i Goonies. Se pensavate di esservi salvati dalle storie d'amore traumatiche, sbagliavate anche qui. Infatti arriva After 3 dal 29 ottobre. Siamo al terzo capitolo filmico estratto dalla nota saga letteraria e questa volta la storia d'amore tra Tessa e Hardin sarà messa a dura prova da gelosia, lavoro e incomprensioni. Insomma, se vi piacciono le relazioni morbose, credo che questo faccia il caso vostro. Finalmente cambiamo totalmente genere con l'arrivo di una miniserie su Maradona Sogno Benedetto, disponibile dal 29 ottobre. Penso non ci sia bisogno di aggiungere molto altro sulla storia di Maradona. Questa miniserie sarà incredibilmente attesa a Napoli. Beh, però se amate il calcio, Maradona era un campione incredibile sul campo da calcio. Un vero fuoriclasse. Se pensavate che la lunghissima lista di questo mese di Amazon Prime Video fosse terminata, beh, ci siete andati molto vicino, ma qualcosa di interessante ancora c'è. Prima però mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la solita campanellina. Come sempre condividete questo video e commentate che mi piace sapere la vostra opinione, anche se siete miei haters, ultimamente molto in aumento fra l'altro. Io vi lovo ugualmente e questa ulteriore selezione di arrivi è tutta per voi. Già disponibile Balla coi lupi, un classico che consegnò un Oscar a Kevin Costner. Se reggete le 3 ore e non lo avete mai visto, è sicuramente da recuperare. Amanti dei videogiochi di Tomb Raider e di Angelina Jolie, dei tempi d'oro, per voi già disponibili i primi film della saga. A distanza di un ventennio non sono comunque malaccio. Per gli amanti della fantascienza arriva Ad Astra dall'11 ottobre, un film carico di aspettative tutte infrante quando si è capito che si basava sul mandare un semplice messaggio radio. Recuperatelo a vostro rischio. E per finire una nota di giovinezza con Holly e Benji, due fuoriclasse in arrivo anch'esso all'11 di ottobre. Se mai vi foste persi le interminabili partite di Capitan Tsubasa, oltre al canale YouTube di Yamato, ora saranno anche qui su Amazon Prime Video. Per questo video è tutto, cari MTIers. Il vostro me chiude e ci si vede al prossimo video. Ciao!